l'ultima manovra del governo Monti, che pure ha inciso molto nel settore immobiliare, non ha toccato però il profilo della tassazione degli immobili in caso di trasferimento a titolo di compravendita o di donazione per atto notarile, che è sostanzialmente rimasto invariato per quanto riguarda la parte fiscale. Forse il motivo di questo mancato intervento è dovuto al fatto che le vendite di abitazioni o di immobili diversi dalle abitazioni già sono gravate di una imposta molto alta, nell'aliquota del 10% sul valore catastale per quanto riguarda le abitazioni e sul prezzo di compravendita per quanto riguarda invece gli immobili diversi da quello abitativo. Ovviamente ci sono delle agevolazioni come per la prima casa, nelle quali la tassazione scende dal 10 al 3% in caso di imposti di registro o al 4% in caso di IVA, ma comunque parliamo di una imposizione già abbastanza onerosa e probabilmente sarebbe stato eccessivo aumentare le aliquote in questo settore. Ricordo soltanto, a proposito delle abitazioni, che il prezzo va dichiarato nella sua vera e reale portata, mentre la tassazione avviene sulla rendita catastale, che in genere è più bassa. Nel campo invece degli immobili diverso dall'abitativo non esiste la possibilità di tassare il trasferimento sulla rendita catastale e quindi l'aliquota viene versata sull'imponibile rappresentato dal prezzo. Quindi ad esempio possiamo avere un immobile che ha una rendita catastale rivalutata di 100.000 euro che viene venduto per 1 milione di euro e il 10% si applica su 100.000 perché è ad uso abitativo. Qualora non fosse ad uso abitativo il 10% si applicherebbe su 1 milione, quindi con un'incidenza di ben 100.000 euro. L'aumento delle rendite catastali, che è stato introdotto dalla recente manovra Monti per quanto riguarda la reintroduzione dell'ICI e futura IMU, l'imposta municipale unica, non riguarda anche il mondo delle compravendite immobiliari, degli atti notarili, delle donazioni, per i quali c'è una permanenza del vecchio sistema di calcolo dei valori catastali. Quindi sotto questo profilo possiamo dire che la manovra Monti non ha interessato, per quanto attiene le rivalutazioni catastali, i trasferimenti per atto di notaio, le vendite e le donazioni di immobili. Tuttavia anche qui forse c'è una ragione, perché un aumento indiscriminato delle rendite catastali probabilmente non sarebbe stato equo, come almeno il Presidente del Consiglio ha dichiarato dovesse essere questa manovra, in quanto vi sono delle realtà in cui la rendita catastale rivalutata secondo i coefficienti di calcolo addirittura supera il valore di mercato degli immobili e quindi sarebbe stato estremamente ingiusto tassare gli immobili con un imponibile addirittura più alto del prezzo realmente pagato. Ovviamente a fronte di questi casi vi sono anche situazioni che, per così dire, possiamo definire estremamente singolari e per qualcuno anche scandalose, dove invece il valore degli immobili è altissimo sotto il profilo venale del mercato e invece risulta bassissimo sotto il profilo catastale. E forse un adeguamento delle rendite catastali dovrebbe passare per una revisione degli estimi in quanto tali, più che per un rialzo indiscriminato in misura percentuale. Certamente se volgiamo lo sguardo indietro al 2006-2007 e confrontiamo i dati delle vendite immobiliari di quell'epoca con oggi, troviamo non un dimezzamento, ma una riduzione addirittura al di sotto della metà. In alcuni casi si può parlare di un flusso che è divenuto un terzo, un quarto di quello che avveniva
in quegli anni 2006-2007 di grande esplosione del mercato immobiliare. Questo dipende sia dalla stretta creditizia, dal fatto cioè che le banche non hanno più concesso con una certa facilità, e forse questo è anche giusto, mutui agli acquirenti, e dall'altra parte è tutto, diciamo, dipendente dalla generale crisi di questi anni conseguita all'esplosione del 2008 con il grande crack finanziario negli Stati Uniti, addirittura di banche d'affari come la Lehman Brothers, e questo ha generato il famoso crollo delle borse, il caos nel mercato valutario, la circolazione dei cosiddetti titoli tossici derivanti dai cosiddetti mutui subprime. E a questo proposito è da rimarcare che addirittura alcuni studiosi premi Nobel o candidati al Nobel negli Stati Uniti hanno rilevato che probabilmente la presenza in America di figure simili al notariato latino, al notaio italiano, avrebbe potuto costituire un filtro di legalità tale da rendere meno forte l'impatto della crisi, perché sicuramente le migliaia e migliaia di frodi ipotecarie registrate in Stati Uniti e Canada avrebbero trovato un argine con il controllo di legalità svolto da pubblici ufficiali quali sono i notai italiani e quindi tutti i notai di tipo latino.